Mamma mia che sonno. Devo, ho fatto un attimo il pieno la farm di mio zio là. Mamma mia. Mi ha chiamato mio zio e mi ha detto che ha lasciato tutti i trattori incasinati. Devo andare a vedere che lo devo aiutare perché non sta bene. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, non ce la faccio neanche a guidare. Normale. Eccoci qua. Mamma mia, com'è incasinato. Questo qua, mio zio fa solo fieno, fieno sopra fieno. Mamma mia. Tutta l'attrezzatura sparsa in giro. Ok, fammi scendere. Qua abbiamo un trattore, un New Holland. Che ora lo parcheggiamo, penso. Perché mio zio l'ha lasciato fuori posto. Qua chiudiamolo. Ok. Ah, il case. Un bel 75 case. Mio zio ha già tutti attrezzatura piccola, infatti già questo erpice che lo usa soltanto per spostare le balle per avvicinarle. Infatti ora noi andremo a parcheggiare qua. Qua. Ok, fatemi un attimo scollegare il tutto. Ok. Oh, ecco qua, si è scollegato. Facciamoci un giro per i campi. Qua l'erba è pronta per essere tagliata. Come fa giorno così la taglio. Ora mi faccio una bella dormita. Mamma mia, ragazzi. Buonanotte, fammi andare a dormire. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, mi sono riposato un poco. Prendiamo il New Holland e andiamo a prendere l'attrezzatura per iniziare a tagliare. Mamma mia, qua ci stanno le vacche. Lo zio qua ci stanno. C'è molte vacche qua, lo zio. Mamma mia, mamma. Lo zio ha comprato questa roba qua nuova, noi ce la portiamo a casa. Ok. Questo New Holland c'ha il collegamento automatico. Ok. Porca. Mamma mia, ragazzi, mi fa molto sonno, molto molto molto. Ora infatti inizieremo molto presto a tagliare. Iniziamo molto presto, sempre se l'erba è asciutta. Sembra asciutta, va bene, io comunque ora comincio.
Speriamo che è buona. Ok, si parte. Mamma mia, come taglia bene. Mamma mia. Qua la stiamo tagliando. Quando avrò finito di tagliarla, ci rivedremo. Raffaele. Ok ragazzi, ho chiamato mio fratello che mi sta dando una mano con a tagliare l'erba, e io nel frattempo vado a prendere il voltafieno. Ok, sono arrivato al negozio. Dovrei collegare il voltafieno. Devo vedere se... Ok, mi si era ribaltato il trattore perché andavo troppo veloce. Ho aggiustato. Mo devo collegare il voltafieno. Devo andare ad aprire i ganci qui vicino. Eccoli, che così solo chi alzo e attacco se ne sale da solo. Ok, così va bene. Ok, è andata. Ok, si parte. Ci vediamo nel campo. Ok, lì mio fratello ha quasi finito. Io qua inizio a voltare il fieno, perché ci stanno altri dei campi, ma per oggi faremo solo questo. Iniziamo. Come regola dovrebbe dare molta resa questo campo. Questa volta fieno è molto veloce. È buonissimo. Non c'è bisogno di fare neanche tanto sforzo. Fai così, lo rimani attaccato. Vicini. Vai, ci. E vai. Cioè non ci vuole niente ad usare perché è piccolino, lo zio l'ha comprato piccolo. Non ci vuole niente ad usarlo. È più il lavoro che c'è da fare che quello per usare questi macchinari. Qua l'erba non era pronta, questa striscia. Infatti qua fianco il copero. C'era un po' d'erba buona. Ok, guardate. Che bello, infatti il trattore va tranquillo, non va sforzato. Come se andasse da solo il trattore. Guardate. Lo giro. Va bene, io fra un poco finisco il campo e mi fermo che mangio e poi ranghinerò. Allora ragazzi, sono andato a prendere un ranghinatore di ultima generazione. Questo qua fa le andane non troppo grandi e quindi con l'imballatrice ce la può anche fare la mia imballatrice. Ok. Questo qua, con questo qua si lavora molto veloce. Questo ranghinatore.
No, ci mettiamo posizionati così, abbassiamo come regola, ce la dovrebbero fare così. Ok, si parte. Vai, vai. Spingere cavalli, spingere. Spingere cavalli, spingere. Spingere cavalli, spingere. Povero Giundo. Ma era... Non lo so, ma... No, ok. Ci... Ok, io ora finisco qui e fra un po' inizieremo a imballare. Ok ragazzi, ho finito ora ho finito proprio ora di ranghinare, ora andiamo ad attaccare l'imballatrice insieme ed imballiamo. Pensavo che le andane venivano più piccole, ma invece le ha fatte venire belle grosse. Parcheggiamo il ranghinatore qua. Ora vado a legare l'imballatrice. Ok ragazzi, iniziamo ad imballare. Qua ho sbagliato a fare perché era la prima volta che lavoravo con quel ranghinatore e non l'avevo capito ancora. Dopo, quando scendo, la riprendo questa andana. Però per ora la lascio così. E poi la vengo a riprendere. Si va piano perché sennò non si riesce a prendere bene il fieno. Mamma mia. Pensavo che me le faceva più piccole, ma invece sono venute anche queste belle grosse. Pensavo che erano più piccole, ma invece... sono venuti molto più grandi. Ma vabbè, non fa niente. L'importante è che ce la fa l'imballatrice, no, si inceppa. Okay. Ora andiamo a riprendere con l'andana che ho lasciato giù. Ok. Va bene, è un processo un po' noioso questo qua, però si deve fare anche questo, se no. Va bene, ci vediamo dopo che ho finito di imballare. Ok, ora ho attaccato il raccogliballe e ora le andiamo a raccogliere un attimo, che questo qua è il lavoro più semplice e più veloce. Raccoglierle. Lo stesso campo. Qua, eccoci qua. Giriamo qua. Ok. Iniziamo. Passiamo. E si parte. Ok. Giriamo qua. Ok. Iniziamo qua. Oh porca miseria, c'è
l'ho aggiunto che non tanto gira bene, mi devo fermare un attimo per vedere cosa c'è, che in caso qualcosa bisogna cambiarlo. Eh sì, bisogna cambiarlo, però posso raccogliere queste quattro balle che ci stanno qua in questo campo, però per la prossima volta bisogna aggiustarlo, che se no si spezza e qualcuno si potrebbe fare male, molto male. Dove ho comprato il giundo non mi hanno dato l'assicurazione. Non mi hanno dato l'assicurazione, quindi in caso che faccio male qualcuno, so cazzi miei. E mo infatti richiederò l'assicurazione per il nuovo giundo che vado a comprare. Richiederò l'assicurazione, che se no, se faccio male qualcuno e non c'è l'assicurazione, c'è il verbale. Ed il verbale è un conto salatissimo. Cioè parliamo di 1000 euro di verbale. Per questo dico, mi conviene ammetterlo un nuovo giunto con l'assicurazione, così se si fa male qualcuno almeno non vado nei guai. Va bene che io la faccio sempre la manutenzione del giunto, per questo non è quello il problema, solo che un'occhiata ogni tanto non fa male. Ok, andiamo a scaricare davanti alla mangiatoia degli animali. Solo che lì per scaricarle ci stanno dei piccoli problemi. Infatti ora che saltano tutte, perché non lo so, sarà... perché sono io che non so usare molto bene questi tipi di carrello. Piano. Ok. Non scendono sempre con calma. Ok, guardate, saltano tutte. Ok, io ora prendo, spengo il tutto qua, si stacco, scendo da questo trattore e prendo il pick up. Di solito lo faccio con un erpice rotante legato dietro a un trattore e le spingo, però quindi alcune sono andate a finire lì dentro e non va bene, però ci sono i piccoli glitch che ci stanno, non ci possiamo fare niente. Vabbè, diciamo queste palle. Ok, spingiamo l'ultima dentro. Ok, va bene, per oggi ho finito, in caso che non si ha bisogno di altri aiuti, mi chiamerà. Ciao.